Buongiorno Pierangelo, oggi giochiamo da capo classifica contro lo Fanenghese, una squadra di Cremona. Capo classifica, mica per tanto. Mica per tanto, perché oggi o Fanengo 3-1 per lo Fanengo di sicuro. Noi giriamo a 33, poi abbiamo il Luigiano, mi sembra l'ultima partita. Sì, a Pandino. Ecco, pac, prendiamo anche quello. Facciamo allora 33 più 5, 38, retrocessione proprio in fondo. E se lo facciamo i 5 punti, ne facciamo anche 7-8. Calcio scommesse, retrocessione, capito? Chiusura di, guardate le braccia del presidente, chiusura, capito? Capito? Fanno come la Juve praticamente, sono praticamente i prescritti. La CBC quest'anno vola giù, promozione addirittura alla Mantova in terza categoria, o sono il CSI. Il presidente, dopo la vittoria del campionato di prima categoria di promozione, potrebbe fare il trisso? No, fa il critico dei formai di risotti. Fa il critico dei risotti, fa il critico, tra di me. Ho visto ieri il presidente, ho anche parlato insieme, l'ho visto un po' preoccupato, molto preoccupato. Ma è indaiato, perché è indaiato. Però non si preoccupi, signor presidente, guardi che... Ah, a proposito, ho sentito che devi fare un'intervista adesso in location, così gli preparo io già la cassetta di aranci, non si preoccupi, le preparo io, presidente, vai tranquillo, aranci e mandaranci. Giornata uggiosa anche oggi, comunque, campo molto persistente, molto praticabile, impraticabile, a parte perché i giocatori che sono, anche se serve un bel campo, è uguale, perché non so come abbiamo fatto con la per me calcio scommesse. Un commento sul nostro nuovo manto erboso di Cazzago? Ah, bello, visto? mi piace come erba, si è un po' ristretto, però va bene, dai. Allora, però omologato per l'eccellenza, quindi anche in caso ma, di ma è una cosa non c'è più quel pericolo. Ma io riesco a capire che hanno fatto il campo del genere, che tanto facciamo la retrocessione, andiamo in terza categoria, è un campo sprecato per i giocatori che abbiamo qua, è un campo sprecato. Comunque vi auguro una buona sconfitta, perché avete rotto un po' anche le palle, la fortuna è troppa adesso, ricordatevi bene, oggi spero in una sconfitta, capito? Spero una sconfitta, perché basta adesso, dai, un po' un rigore che non c'era, un po' perché l'arbitro era femmina, gli piaceva male qualche giocatore della CBC, che non vedo questi gran belli, o forse quella donna lì, quell'arbitro lì, ha visto me, allora mi ha fatto certe robe, perché io sono anche un po' affascinante, però ecco, tutto lì, niente, io vi auguro una buona sconfitta, che so che oggi mi perdete, e tutto lì, basta, oh, è finita, senza tanti problemi. Ciao Pierangelo. Sono di poche parole oggi, Ciao Pierangelo. Oh, ciao ragazzi, buona sconfitta, e vi raccomando, andate avanti così, ok? Ciao ragazzi, ciao.